siamo a Napoli, città libro, con un volto molto conosciuto. Colella mi sì. sembra che lei si chiama. Non mi ricordo. Una manifestazione del genere, tanta gente, anche Colella, ma lei prima mi ha colpito perché ha detto una cosa, il successo, no, ho detto lei, devo dire tu. Vero. Il successo oggi c'è, tra 15 giorni chissà. Questa filosofia di vita, anche questa vita dove lei si è trovato. Allora, primo, sì, hai ragione. Io ancora oggi continuo a chiedermi come mai la gente mi ferma, mi riconosce. Io ero convinto che questi argomenti di napoletanità, il napoletano, l'approfondimento, sarebbe stata una cosa che avrebbe interessato una nicchia, magari un nicchione di napoletani, ma non di più. E invece trovo che c'è gente che mi segue dall'età giovanile fino all'età adulta, e anche le condizioni sociali, da poverissime a ricchissime. Cioè, questo orgoglio di sentirsi napoletani, chissà perché, è diventato trasversale. E questo mi fa contento. Tutta questa popolarità, però, io sono consapevolissimo che me l'ha data la televisione, che la televisione... E c'è stato in passato qualcuno che con le televisioni è diventato famoso. E però, alla fine... Io sono consapevole che la moderna società brucia questi velocemente tutte queste cose, quindi me la godo finché dura, mi diverto, mi fermano, mi fanno le foto e sono felice così. Io sono la prima che l'ho fermata, e invece io l'ho sentita in diverse occasioni e credo che ci sia qualcosa di più. Lei è un grande comunicatore, perché riesce a dire e a raccontare delle cose che ci appartengono senza annoiare, e questo non è poco, e tra l'altro ci fa scoprire tante cose della nostra città, sì. Che penso che sia questa la chiave di... Allora ti confesso una cosa, io non sapevo di avere questa capacità comunicativa. Primo, sono stato 30 anni chiuso in un centro di ricerca, io ho fatto nella mia vita il ricercatore senior, ma senior che vuol dire vecchio, di ingegneria, in un centro di ricerca di ingegneria delle telecomunicazioni della Federico II con altri soci. Beh, allora poi nel 2017 me ne sono andato, mi sembra un'eternità fa, per cambiare completamente la mia vita. Oggi sono un uomo felice, un uomo libero, faccio il divulgatore, però il problema è, sì, io divulgatore, ma come fai poi a tirare fuori un reddito, perché se no uno da campare, ecco. E questa poi è stata la grande sorpresa, perché i libri sono cominciati ad andare bene, si vede bene, ma poi la cosa completamente imprevista, proprio del tutto imprevista, sono state gli spettacoli, perché poi appunto Alan De Luca, Lino D'Angio mi hanno contattato, facciamo una cosa, poi ho creato uno spettacolo da solo. Non me l'aspettavo mai che avvenisse tutto questo. Era questa la domanda, no? La domanda, e io mantengo la parola data, perché sì, so che deve fare delle l'evento, cose. No, tu hai detto la capacità di comunicazione, non lo sapevo. Io però mi ero messo in testa di spiegare cose serie, ridendo, ma questo però ce l'ho nel DNA, io mi scelgo allegro, ma cucca allegro, quindi. B, semplificando, a costo pure che poi si alza quello con la puzza sotto al naso e dici no, ma in questo caso l'accento circonflesso, vabbè, sì, d'accordo, però voglio dire, mettiamolo, io spiego di Ferdinando, di Carolina, di Francesco II e dell'esercito di Francischiello, divertendo, anche osando, anche mettendoci la mala parola, perché questa è un'etnia in cui noi ci offendiamo in greco e in latino. Pochi giorni fa, lo racconto e ti saluto. No, io sono contenta perché vedo che mi fa più alto piacere. Ragazzo, io stavo registrando un coso, le telecamere, no? I microfoni. Allora io mentre parlavo da un quarto d'ora, questo fa vicino a me, Lota, il microfono, Lota. Bravo, grazie, mi aveva rovinato tutto il lavoro. A questo punto io però ci rifletto e dico... Oh, ma lui ha detto Lota, mica di una parola qualunque. Lota è dal latino lutum, che significava fango, fanghiglia. A questo punto mi giro e dico, ne è lutam, che dal latino analogamente letamen, che significava sterco, escremento. Come vedi, io e lui ci siamo offesi in latino. Latino. Cioè, ti rendi conto che è lingua solenne? Assolutamente, quindi su questa offesa in latino la ringrazio e la lascio ai suoi impegni seri. Grazie.